Abbiamo un ospite molto gradito qui nella Biblioteca Cardinale Brancati, un francescano che nel Seicento studiò molto, si dette molto da fare, partì da un paesino piccolo come Lauria e rischiò di diventare papa. In questo momento abbiamo un altro francescano, non è un conventuale, è un cappuccino, padre Janvier, che ha origini dell'Africa, e con lui parleremo della sua vita, della sua vocazione, delle sue sicuramente ci darà anche tanti spunti importanti sui quali riflettere. Allora, padre Janvier, partiamo da un grande grazie per questa disponibilità. Partendo da questo grazie, le chiediamo anche perché, come si trova, ecco, in questo pezzo di territorio italiano. Allora, un grazie anche a voi che mi date l'opportunità, perché quando una persona mandata da Cristo si trova in questi momenti così importanti dove deve parlare di quello che fa, perché quello che facciamo noi frati e tra virgolette missionari non lo facciamo per noi stessi, ma lo facciamo più che altro per Cristo. Quindi ogni opportunità che abbiamo di parlare è sempre parlare a nome di Cristo. Come dicevate prima, io vengo dall'Africa, dalla Repubblica del Benin, è un paese che non è troppo conosciuto, è un piccolo paese di circa 10 milioni di abitanti che si trova confinante con la Nigeria, quindi più o meno quella è la zona. Mi trovo qui a Lauria da quasi 3 settimane e abbiamo il nostro convento qui a Lauria dal 1600, allora, no? E la verità, non sono mai stato qui a Lauria, sempre di passaggio passo rapidamente nel convento, ma in queste 3 settimane quasi che ho riscoperto anche la vita dei frati come dovrebbe essere. No, io sono in convento a Potenza. Potenza è una grande città, quindi qui a Lauria invece nei confronti dei frati io vedo proprio un affetto molto grande da parte delle persone che vengono continuamente in convento, un'attenzione nei confronti dei frati, e questo dimostra ancora che oggi si può ancora vivere fino a fondo il francescanesimo. Non c'è bisogno di dire ritorniamo all'origine dell'ordine, però invece qui a Lauria ancora c'è ancora questa importanza dei frati che vengono ricercati proprio sia dai laici che dai sacerdoti, soprattutto per il ministero della confessione. Quindi mi trovo qui in questi giorni e con gioia ho scoperto questa bella città Lauria, che ho scoperto in questi pochi giorni, però posso dire semplicemente che è una bella realtà, una bella città. Ecco, padre, lei ha citato Francesco, che un po' probabilmente è la scintilla anche della sua vocazione. Ecco, ci piacerebbe capire, sapere, insomma, ecco, come ha incrociato, idealmente ovviamente, per la prima volta San Francesco d'Assisi, che sensazioni le ha dato. Allora, ho avuto la mia vocazione, la mia non è una vocazione sicuramente quelle vocazioni che si raccontano, che può danno un po' di brivido sulla pelle, la mia non è questa, è una cosa che ho scelto all'età di 7 o 8 anni, dopo un evento, cioè praticamente nella mia famiglia, ringrazio Dio soprattutto che sono nato in una famiglia cristiana cattolica, sono stato battezzato da bambino, cose che non era comune dove sono nato in Africa, e i miei genitori erano molto amici del mio parroco, che andando a celebrare in una chiesetta non lontano da casa mia passava sempre vicino a casa mia, ecco. Però ogni volta che questo prete, questo parroco veniva a casa mia, si lamentava sempre. Nel senso che è vero che aveva un vastissimo territorio parrocchiale, tante chiese sparse su chilometri e chilometri, no? E si lamentava del fatto che da solo deve occuparsi della parrocchia, non ha un vice parroco, sta qui da solo. E ogni volta che veniva era nervoso, e questa cosa mi dava molto fastidio.
E un giorno lui è venuto e mentre stava raccontando questo fatto mi arrabbiai quasi, no? E dissi: ok, io diventerò sacerdote, ma non sarò come te. Ecco, è da là che è nata, diciamo, la mia vocazione, perché quando il Signore vuole chiamare una persona, noi possiamo aspettarci che il Signore ti viene a chiamare, magari mentre sei in preghiera in chiesa, inginocchiato davanti al Santissimo, il Signore ti viene a parlare. Invece questo ci dimostra anche che il Signore ci raggiunge proprio nella nostra quotidianità. Non è che, perché noi spesso cerchiamo il Signore in chiesa. Magari mentre noi lo cerchiamo in chiesa, magari l'abbiamo incrociato prima di entrare in chiesa e non l'abbiamo riconosciuto. E quando siamo in chiesa pensiamo che il Signore sia tra i sacerdoti che sono sull'altare, invece lui sta in mezzo a noi. Quindi tante volte il Signore lo incontriamo laddove ce l'aspettiamo di meno. Supponiamo che questo sacerdote venisse a casa mia gioioso, bravo, come si deve, no? La mia vocazione sarebbe nata? Forse sì, forse no, non so com'è, ma forse sarebbe nata comunque. E poi questo prete in parrocchia comunque è un sacerdote che faceva una vita molto esemplare, soprattutto per le liturgie, come preparava le liturgie, guardavo tutti questi aspetti che mi hanno attratto molto e comunque ho continuato a fare i miei studi fino ad arrivare all'università, quando un giorno ho visto per la prima volta i frati francescani. E sono rimasto così affascinato da questi frati che immediatamente ho deciso di entrare in convento. Però un particolare è che quando avevo detto a questo sacerdote io sarei diventato sacerdote, ma non sarò come te, lui contento mi disse: sì, diventerai sacerdote, sì, ma chissà dove sarai. Infatti oggi quando penso a questa cosa dico: guarda un po' come il Signore fa le sue cose. Una bella storia e quindi probabilmente ecco, questa vocazione è maturata poi, diciamo, si è corroborata in Italia, studiando in Italia. Ecco, se possiamo raccontare poi l'altra parte della sua vita. Allora, quando sono entrato dai frati nel mio paese, allora i frati non avevano le strutture per la formazione, perché voi sapete, no, per diventare frate ci sono le formazioni che durano tanti anni, diverse tappe. Quindi i frati erano appena arrivati nel mio paese, quindi sono entrato, ho fatto un anno o qualche mese con loro là e dovevo venire in Italia per fare il noviziato e poi proseguire il resto della mia formazione. E sono venuto in Italia, ho studiato la filosofia, la teologia, ho fatto tutto in Italia e poi sono rimasto nella provincia dei frati cappuccini di Basilicata Salerno qui in Italia. E poi sono stato ordinato sacerdote nel 2012 e sono stato sempre nel territorio della Basilicata. Sono stato una volta a Salerno e attualmente sono a Potenza, dove sono il guardiano del convento e sono cappellano del carcere di Potenza, della casa circondariale e del carcere minorile. Quindi insomma degli impegni molto delicati, anche tra l'altro abbiamo seguito anche un po' alcune vicende legate ai carceri dove purtroppo non c'è, dove ci sono purtroppo insomma, delle situazioni diciamo, di crisi. Però poi ci torneremo magari su questo, però mi piace un po' insomma, farle questa domanda. Quando sicuramente sarà andato ad Assisi. Sicuramente si era andato sulla tomba di Francesco. Beh, lì l'emozione l'ha provata. Allora, io da quando sono in Italia fino ad oggi mi capita di andare in Italia minimo 2 o 3 volte all'anno. E quando si fanno questi classici pellegrinaggi, no? E quando si va in pellegrinaggio, la prima cosa bisogna andare al Sacro Convento, bisogna andare a Santa Chiara, bisogna andare a Santa Maria degli Angeli. E poi questi sono i luoghi classici, no? Eccetera, eccetera. Però tutte le volte che sono andato ho avuto questa possibilità di recarmi sulla tomba di San Francesco, ma tutte le volte che ci vado
Sembra quasi la prima volta, perché quando si scende proprio nella cripta, nella basilica inferiore, si va sulla tomba di San Francesco, è sempre un'emozione, si avverte proprio una presenza. Però Assisi, in genere, quando arrivi sulla terra di Assisi, questo ti dà sempre un'emozione, perché tutti abbiamo la vita di San Francesco sotto gli occhi, no? Soprattutto in Italia. E quando si parla di San Francesco e uno è consapevole di trovarsi sulla terra di San Francesco, non può che avere dei brividi, no? Perché San Francesco è stato un grande, un santo grande sul quale si è scritto tantissimo. Ancora oggi si sta facendo ancora delle ricerche su San Francesco. Però su questi santi, tipo San Francesco, per esempio, e ha fatto una vita veramente una vita straordinaria. Non è che ha cercato di diventare santi facendo, no, ha avuto la sua conversione e poi dopo si è abbandonato completamente al Signore. Quindi quando si chiede, è possibile ancora che i giovani abbiano la vocazione oggi ancora alla vita francescana? Certo che sì, perché San Francesco a suo tempo ha scelto questa vita non perché era povero e ha scelto la via di povertà. San Francesco veniva da una famiglia agiata, eccetera, eccetera. Quindi ancora oggi si può ancora proporre San Francesco ai giovani, però ogni volta che si va ad Assisi è sempre un'emozione. Assolutamente sì, e possiamo confermare. E tra l'altro, padre, come le sa meglio di me, San Francesco si evidenzia che è la persona che forse più si è avvicinata a Gesù, no? E più l'ha emulata in qualche modo. Ecco padre, abbiamo parlato di questo incontro con Francesco. Perché i cappuccini? Perché sappiamo che vi sono all'interno della famiglia francescana vi sono dei carismi particolari. Perché i cappuccini? Allora, io quando i frati francescani che ho visto a mio paese per la prima volta, non erano i cappuccini, erano quella che si chiamano i francescani dell'Immacolata, sono una riforma dei frati conventuali. Ok, e sono entrato da loro e poi in seguito ho lasciato loro, però non ho perso la vocazione alla vita francescana e sono entrato dai cappuccini. Allora, come dicevi tu, ci sono vari rami del francescanesimo, no? Ci sono i conventuali, ci sono i frati minori e i cappuccini sono nati nel 1528. Però i cappuccini, non dico, se tu chiedi a un conventuale, il conventuale ti dà, quelli più vicino a San Francesco sono i conventuali, i minori ti diranno la stessa cosa, i cappuccini noi non lo diciamo, però c'è la storia che lo dice, no? C'è la storia anche, il numero di santi che ogni ordine ha lo dice molto, no? Anche se noi fra cappuccini siamo nati tardi, comunque abbiamo tanti frati che sono riusciti, come San Francesco, a farsi santo. Tu dicevi prima che San Francesco era il santo più vicino al Signore, e poi ogni ramo che nasce è sempre con la preoccupazione di vivere nella fedeltà alle origini, di vivere veramente quello che San Francesco voleva. Noi cappuccini non facciamo niente di straordinario, non facciamo niente più di nessuno, facciamo soltanto la vita normale e il nostro modo, il modo dei frati francescani cappuccini di stare vicino alla gente, il loro modo di pregare è la cosa che mi piace, la cosa che mi è piaciuto di più. E da quando ho fatto questa scelta non me ne sono mai pentito. Una vita fatta di preghiera nella quotidianità, e poi la caratteristica fondamentale della vita cappuccina e della vita francescana in genere è proprio la fraternità. E nella misura in cui tu vivi all'interno della fraternità, avendo dei fratelli che il Signore ti ha posto a fianco, come ha detto San Francesco stesso, che tu riesci veramente a realizzare la tua vocazione.
padre, spero di non metterla assolutamente in difficoltà, ma diciamo, è un dialogo davvero molto, molto bello, insomma, ecco, molto sincero. Sappiamo però che già con Francesco diciamo, c'erano dei suoi amici frati che volevano andare in una direzione, chi voleva andare in un'altra. Ecco, lei parlava dello stare insieme e le chiedo, sicuramente questa è una grande risorsa, genera tanta energia, però sono convinto che crea anche qualche piccolo problema di convivenza, dello stare insieme. Ecco, qual è la sua esperienza in questo senso? Allora, lei è sposato? No. Ok, allora, anche una persona sposata, quando si sente parlare le persone sposate, magari si vede, mia moglie, madonna mia, che vita, si sa, faccio, chi me l'ha fatto fare, no? Si sentono queste cose, tanto però che quando le persone vengono a celebrare l'anniversario di matrimonio, il 25esimo, il 50esimo, dico sempre, se fosse l'ergastolo sarebbe già finito, no? Ecco. Però nel caso del matrimonio, il marito e la moglie si scelgono, no? Fanno un'esperienza di fidanzamento e poi si sono conosciuti e poi arrivano fino al vincolo indissolubile, chiamiamo il matrimonio, dovrebbe essere un vincolo indissolubile, non è un contratto, non entriamo in questo argomento. Mentre loro si scelgono e si conoscono prima di prendere la decisione di andare a vivere tutta la vita insieme, il frate vive in comunità e in fraternità con tante altre persone che lui non ha scelto. San Francesco dice: il Signore mi diede dei fratelli, ok? E immagini, il marito e la moglie, nonostante questo, il marito e la moglie dicono sempre no, ma chi me l'ha fatto fare? Quello tiene un carattere così, ok. Se io sono in fraternità o in comunità, per esempio, e siamo 3, 4, 5, 6, 7 persone, siamo comunque 7 persone consapevoli della nostra vocazione, però pur dei caratteri abbiamo, ognuno ha il proprio carattere. Però San Francesco ci insegna che la convivenza e la vita di fraternità diventa una cosa bellissima nella misura in cui le nostre differenze non sono punti assolutamente di divisione. Se noi riusciamo a trarre anche tesoro o beneficio da quello che sono le nostre differenze, la convivenza diventa una cosa bellissima. Questa è la mia esperienza comunitaria e di fraternità. Però voi mi potete dire, ma ci sono quelle persone che non si può proprio sopportare, persone che proprio fai tutto quello che devi fare, ma queste persone qui, ok. Gesù ci dice addirittura nel Vangelo: pregate per i vostri nemici, amate quelli che vi maltrattano, eccetera eccetera, no? E siccome la vita francescana è vivere il Santo Vangelo, come dice San Francesco, io penso che qualsiasi religioso, sia francescano o no, riesce a vivere la propria vocazione ogni giorno, nella misura in cui attraverso queste piccole difficoltà che la vita di ogni giorno, di fraternità o di comunità, può metterci davanti, la misura in cui noi lo accettiamo anche con grande difficoltà e cerchiamo di andare avanti comunque, è in questa misura che la nostra vocazione e il luogo in cui viviamo diventano strumenti anche di purificazione e di santificazione della nostra persona. Padre, le carceri, abbiamo insomma appreso, insomma, ecco, di un suo impegno non di poco conto proprio nelle carceri del nostro capoluogo di regione di Potenza. Ecco, tra l'altro proprio in questi mesi vi sono state anche delle rivolte un po' in tutta Italia, qualcosa mi pare a Melfi, sia successo forse a Potenza, no, ma a Melfi sì. E ecco, come si vive il rapporto con delle persone che sicuramente hanno sbagliato, sicuramente hanno commesso degli errori? Qual è l'approccio di padre Janvier verso queste persone? È un approccio indulgente? È un approccio sereno? È un approccio che evidenzia comunque un errore alla base? Date speranza? Allora, come frate francescano, trovami a vivere il mio ministero sacerdotale in mezzo ai fratelli detenuti, in mezzo a questo luogo, come Papa Francesco possiamo chiamare una
periferia dell'esistenza, penso che è la cosa più bella che potesse capitare a un sacerdote, se vogliamo seguire veramente quello che Papa Francesco sta insegnando alla Chiesa in questi anni. Io direi la cosa bella che mi poteva capitare è proprio vivere il mio ministero sacerdotale dentro un carcere, perché vivendo con queste persone, ogni bene che tu fai a queste persone, sai veramente di averlo fatto a Cristo stesso che ha detto ero in carcere e mi avete visitato. E la voce del capellano, la persona del capellano all'interno del carcere è proprio la voce della Chiesa. Io ci vado sì, ma vado perché mi ha mandato la Chiesa, è il vescovo che mi ha mandato là, i miei superiori mi hanno mandato là. Non vi nascondo che le prime volte che andavo in carcere avevo dei pregiudizi, no, verso quelle persone, tanto è vero che all'inizio, perché la mattina quando arrivo in carcere ci sono delle attività che faccio, vado nella sessione e poi faccio il colloquio con i carcerati. E magari uscendo dal carcere poi ti viene una paura, nel senso che dici, ma guarda un po', ho guardato l'assassino in faccia, ho parlato con degli assassini e li ho guardati pure in faccia, guarda un po'. Questo è un pregiudizio da parte mia, anzi, del quale ho chiesto anche perdono al Signore, no? Però poi mi sono detto, ma se io sono la voce della Chiesa in un luogo così, io nel mio volto, io guardo il loro volto e nel loro volto, anche se sono dei criminali, dei delinquenti, eccetera, eccetera, nel loro volto io devo scoprire soltanto il vero volto di Cristo. Perché lui stesso ha detto chi ma che ero in carcere e mi avete visitato. E io dico, devo sforzarmi in modo che questi carcerati, quando guardano a me, devono vedere soltanto il volto misericordioso di Dio. Perché i carcerati, guardate, la mia esperienza mi dice che quando vai da quelle persone e parli con loro e dai fiducia a loro, non li giudichi, non è che vai là per dire tu hai sbagliato, devi fare così, io sono sacerdote, se non ti penti vai all'inferno. No, questo non è il compito del capellano. Tu sai di trovarti di fronte a persone che possiamo dire semplicemente sono delle povere persone, persone che hanno sbagliato, sì, però il volto della Chiesa che io vado a presentare là non mi autorizza assolutamente a giudicare quelle persone né a farli sentire in colpa per quello che hanno fatto. Il mio compito è soltanto quello di indicare un cammino da seguire. Tutto quello che io faccio con i carcerati è sempre quello di dare la possibilità a queste persone che un giorno, lontano o vicino, quando usciranno dal carcere, abbiano un'altra possibilità. E penso che viviamo in una società in cui chi sta in carcere significa che è finito, anche se esce, tanto è vero che la cosa che mi fa soffrire molto, molto di più è quando tanti ragazzi che hanno intrapreso un cammino, anche con me stesso, escono dal carcere e il fatto che sono stati carcerati non c'è nessuna possibilità di trovare un lavoro. Ci sono tanti, tanti ragazzi che stanno in carcere e potevano avere anche le misure alternative, potevano avere anche i domiciliari. Il magistrato dice: se trova un lavoro, io lo posso mandare anche ai domiciliari o alle misure alternative. Ma trovare un lavoro a un carcerato non è una cosa facile. Persone che hanno bisogno anche di operai o di impiegati cominciano a dire: sì, se mi trovi un ragazzo, sì. E io dico: ma è un carcerato? Ah, allora no, 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 no. Quindi questa è la situazione. Approfitto anche di questo mese, di questo mese, per dire a queste persone che quando il magistrato arriva proprio per dire voglio dare le misure alternative a una persona o dare i domiciliari a una persona, potrebbe anche ricadere in quello che l'ha portato in carcere, per carità. Però significa che la persona ha fatto comunque un cammino all'interno del carcere e si è meritato quello che il magistrato gli sta offrendo. Quindi se qualcuno che ci ascolta ha la possibilità di offrire un lavoro a un carcerato, lo faccia tranquillamente e poi Dio saprà anche ricompensare questo gesto
di chiunque avrà il coraggio di comportarsi in questo modo. Ultimamente abbiamo vissuto tutti questo momento del Covid-19, no? E abbiamo saputo che ci sono state delle proteste nelle carceri, anche nella nostra regione, a Melfi ci fu la protesta, alcuni carceri del nord, abbiamo saputo addirittura che dei carcerati sono morti, a Foggia ci sono dei carcerati che sono evasi. A Potenza invece è successo una cosa strana, nel senso che i detenuti autorizzati una sera hanno fatto una cosa che chiamano loro la battitura, dove hanno fatto una piccola protesta autorizzato proprio dal comandante, dal direttore, tutti lo sapevano quanto doveva durare tutto e hanno fatto una protesta così e tutto è finito là. E addirittura i carcerati di Potenza hanno fatto una raccolta di soldi tra di loro che hanno mandato alla protezione civile dicendo: noi siamo vicini a voi in questo momento, sappiamo che il nostro potrebbe non essere niente, ma vi siamo vicini perché voi in questo momento state aiutando tutte quelle persone che sono colpiti da questo virus. E poi hanno pubblicato addirittura una lettera che la RAI ha pubblicato, dove incoraggiavano i medici, gli infermieri, quelli che stanno vicino a tutte le persone che sono colpite dal Covid, di avere coraggio, che loro sono in carcere sì, però stanno cercando di dare questo coraggio a tutti, e invitavano tutti i carcerati delle altre carceri di non andare dietro a queste proteste, di non continuare più a fare le proteste. Quindi in un luogo così noi ci aspettiamo soltanto di avere cose negative, persone che non hanno più niente da fare o niente da dire, però io vi dico, io vado là quasi ogni giorno, ma le tante volte che vado io là, sono io che ho sempre qualcosa da imparare da quelle persone. Non vado mai mettendomi in testa o che vado a dire, insegnare qualcosa a queste, no, assolutamente, sono io che vado a imparare qualcosa da loro. Padre, le carceri avvicinano alla fede, ecco, dalla sua esperienza queste persone si sono avvicinate alla fede anche, che ne so, alla messa, alla confessione, o invece diciamo si sono un po' allontanati, si chiudono in se stessi, magari hanno tanta rabbia dentro e quindi insomma hanno proprio una difficoltà al dialogo? Allora, in questo ci sono varie categorie di carcerati, perché all'interno di un carcere la figura del cappellano, dicevo prima, è la voce della Chiesa, e i carcerati devono scoprire attraverso il volto del cappellano il volto misericordioso di Dio. E quando io sono diventato cappellano, quello che ho fatto capire a tutti i cappellani subito, perché all'inizio pensavano che ok, viene il cappellano, viene soltanto per i carcerati cattolici, ho detto no, io sono cappellano dei carcerati, sei musulmano, non sei cattolico, non sei cristiano, io sono comunque il tuo cappellano, quello che il cattolico mi chiede anche tu me lo puoi chiedere. E siccome il cappellano spesso viene in aiuto ai detenuti, il sostegno morale, spirituale e perché no anche il sostegno materiale, e la verità è che tanti carcerati, la domenica quando vado a celebrare, tanti carcerati vengono in chiesa, chi è musulmano, chi non è cristiano, chi non è neanche cattolico, vengono in chiesa perché sanno che dopo la messa sono sicuri di incontrarmi, perché mi vogliono parlare. E qualcuno magari pensa che per avere un favore dal cappellano, per ricevere qualcosa dal cappellano, faccio vedere che vado in chiesa così, però piano piano ho dato la mentalità che venire in chiesa la domenica deve essere un atto libero. Se uno è cristiano, cattolico e sa che la domenica deve andare in chiesa, viene in chiesa, ma non vi preoccupate, anche se non venite in chiesa io vi sarò vicino, se avete bisogno di qualcosa io mi farò sempre vivo vicino a voi. E poi ci sono quelli là che magari non sono cristiani cattolici e poi all'interno del carcere fanno un cammino anche di conversione. C'è chi magari prima di entrare in carcere era cristiano cattolico, però non troppo praticante,
essendo in carcere con il cappellano, riesce a fare un cammino spirituale che lo porta a essere più assiduo alle celebrazioni all'interno della Chiesa. E io approfitto di questa occasione per ringraziare anche il Vescovo di Potenza, Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Ligorio, che è molto attento a questa realtà e tantissime volte durante l'anno viene sempre a farci visita all'interno del carcere e nei momenti più importanti dell'anno liturgico viene a presiedere la celebrazione in carcere e anche alla mia persona ha sempre dato tanto coraggio nel senso che non è facile andare a vivere il proprio ministero sacerdotale all'interno del carcere. Quindi ci sono quei carcerati magari che sono in carcere desiderosi di ritornare a rivivere i sacramenti e insieme al Vescovo troviamo sempre un punto di incontro per poter venire incontro a queste persone. E poi non dimenticherò mai queste parole del Vescovo che mi diceva: no, questi nostri fratelli hanno sbagliato nella vita, sì, però cerchiamo sempre di dare una possibilità soprattutto su quello che riguarda i sacramenti, perché se pure in carcere cominciamo a dire no, tu sei così, non puoi prendere la comunione, tutto, no, sono persone che vanno prima aiutati, fai capire le cose e poi magari piano piano si avvicineranno di nuovo alla fede. Ecco, padre, ritorniamo all'Africa, alla sua terra di origine, no? Si parla di mal d'Africa, nel senso che c'è diciamo, è difficile staccarsi da un continente così grande, così bello, così anche paradossalmente così ricco, no? Ecco, le manca l'Africa? Mi manca tantissimo, e poi ogni volta che ritorna e vado per le vacanze, vado a stare con mia mamma per un mese o per 2 mesi e poi ritorno. L'Africa, non vi nascondo che la porto sempre, sempre nel cuore. Quante volte, per esempio, la sera quando mi ritiro prima di dormire, mi viene sempre il pensiero di casa mia, i miei familiari, i miei parenti che stanno là, sanno che io sono qua, io so che loro stanno là. È vero che ci sentiamo adesso con i nuovi mezzi di comunicazione dove si può fare la videochiamata eccetera eccetera, benché ci vediamo così, comunque mi manca sempre, perché tu sei consapevole di essere cresciuto in una mentalità, in una determinata cultura, anche se stai benissimo là dove ti trovi, comunque la tua terra è una cosa che ti mancherà sempre, anche dall'altra parte l'accoglienza che ho avuto sempre dagli italiani, da tutte le comunità dove sono passato, o se sono stato sempre trattato bene da tutte le persone che incontro sulla mia strada. Però questo non impedisce la nostalgia che ho del mio paese. Ecco, quindi nella prospettiva diciamo, lei c'è un ritorno in Africa, magari, che ne so, con un progetto, magari con un'idea, o invece di servire il suo ordine stando in Italia o comunque stando lontano dall'Africa? Allora, adesso io sto vivendo la mia vocazione qua in Italia, però la mia gioia sarà sempre quello di un giorno poter ritornare per essere utile anche ai miei attraverso un progetto, attraverso la realizzazione nel sociale eccetera eccetera. Però in questo momento noi religiosi usiamo questa espressione: per adesso mi affido semplicemente alla volontà di Dio e di quello che la volontà di Dio vuole da me, e questa volontà di Dio per me passa attraverso quello che mi chiedono i miei superiori. Ecco, padre, diciamo, una domanda un po' frivola, però può essere interessante. Diciamo, l'Africa è diversa dall'Italia, l'Italia ovviamente è diversa dall'Africa. Ecco, quali sono queste diversità? Quali diversità diciamo, le danno più peso? Quali invece sono state delle belle novità, invece delle cose carine che magari che ha gradito? Allora, la prima
La prima differenza tra l'Africa e l'Occidente e l'Italia dove vivo io è questo. Allora, quando noi vediamo gli africani, quando un italiano vede un africano, automaticamente è un povero. Ok? È un povero. Tanto è vero che qualche volta tornando a casa conosco famiglie, persone, magari anche i miei ex compagni di scuola, che fanno una vita veramente di miseria, persone, famiglie intere che magari vivono con magari neanche 1 euro al giorno, però come state? Stiamo bene, con il sorriso, ok? Grazie a Dio al mio paese non c'è guerra, non ci sono problemi, no, c'è la miseria sì, c'è la povertà sì, ma nessuno muore di fame, eccetera, perché là c'è ancora questa solidarietà, la buona vicinanza funziona ancora. E la prima differenza qui è che anche qui in Europa, per esempio, in una piccola città come Lauria, per esempio, rivedo ancora queste cose, ma che nelle grandi città non esiste più. Ognuno vive per sé e poi magari quello che succede alla persona della porta accanto non sono fatti miei. Quante volte succede, può darsi che succede pure là qui dove, là dove ci troviamo, che magari una famiglia a casa propria magari oggi magari ha banchettato, ha pranzato e stasera o domani mattina si andrà a buttare il resto, no? Quello che è rimasto, e magari la persona nella porta accanto non ha neanche, non può permettersi neanche quello che l'altro della porta accanto va a buttare. Quante volte succede questa cosa? In Africa invece, quando una persona cucina una cosa, tutto, la buona vicinanza vuole proprio che lo faccia assaggiare al vicino, anche se il vicino non sa, anche se il vicino non sa nel bisogno, la buona vicinanza vuole che glielo faccia assaggiare. Queste sono delle piccole differenze che ho incontrato qui in Italia. Per esempio, qui in Italia, per esempio, un'altra cosa che ho notato è che quando i bambini vanno, per esempio, a scuola, no? I genitori devono andare a prenderli, li accompagnano in macchina a scuola, eccetera, eccetera. Invece, i bambini a scuola, al mio paese, quando cominciano la scuola all'età di 6 anni, eccetera, eccetera, e devono andare da soli, la scuola può essere a 3 km, 2 km da casa, non è che i genitori li accompagnano, eccetera, eccetera. E poi qui sento dei bambini che dicono: no, ma nella nostra scuola non c'è neanche un albero fuori così. Al mio paese va di lusso se proprio il bambino riesce a fare scuola sotto l'albero. Ecco, qua invece, mentre serve di giardino, serve a qualcos'altro, da noi serve proprio come aula di scuola l'ombra dell'albero. Quindi ci sono queste piccole cose, no, che noi diamo per scontato, però là non è esattamente così. Però quello che è la mia cultura e la mentalità in cui vivono le persone nel mio paese, da cui vengo io, quelli là io non li dimentico e li faccio ancora miei, ancora oggi, anche se vivo qua. La mia preoccupazione è sempre come riuscire a fare qualcosa per loro un giorno, per essere importante per loro un giorno. Questa è sempre la mia prima preoccupazione. Anche perché si troverà con un'esperienza importante che potrà trasmettere, insomma, a tante persone. Padre, ripeto, in questa parte di intervista davvero, diciamo, non frivola, ma comunque sicuramente ci sono delle differenze da un punto di vista alimentare, no? Qual è la cosa che ha gradito di più della, che ne so, della cucina italiana, delle tradizioni italiane? Ed invece qual è la cosa che le manca in questo momento della tradizione africana? Allora, la prima cosa è che potrei essere una persona un po' golosa, no? Nel senso che mi piace mangiare, tipo ho scoperto la pasta asciutta, eccetera, eccetera. Benché questa pasta asciutta mi piace molto, tante volte mi capita di dopo cena, dopo aver mangiato magari anche la pasta asciutta, vado a letto e mi ricordo magari un cibo che mi piaceva molto al mio paese e me lo ricordo e mi piacerebbe mangiare comunque quello, anche se solo ho mangiato bene, comunque penso e questo mi manca magari quello che cucinava mia mamma, eccetera, eccetera. Sono cose che dico io, sono molto legato alle mie origini, non è che vivo qua,
E ho dimenticato, no, assolutamente no, assolutamente no. La mia cultura e il mio paese sono le prime cose che mi mancheranno sempre finché sarò qua. Questo è molto importante. È inutile dire che, ok, adesso vivo qua, mi sono adattato a tutto e non mi manca per niente il mio paese. Assolutamente, sarebbe facile. Dobbiamo essere realisti, no? Dobbiamo essere realisti. Quindi all'inizio, ma neanche all'inizio, non ho trovato nessuna difficoltà ad adattarmi magari alla cucina italiana. E grazie a Dio, nella mia famiglia, i miei genitori mi hanno insegnato che quando ti trovi da qualche parte, mai cominciare a dire questo mi piace, questo non mi piace. Quello che c'è, quello che trovi, devi mangiarlo e basta. Quindi, carico anche di questi valori che i miei genitori mi hanno saputo inculcare, riesco ad andare tranquillamente avanti senza dire questo mi piace di più, questo non mi piace, eccetera, eccetera. La cultura, no? Lei vive in un paese, l'Italia, dove c'è tanta cultura, dove ci sono monumenti, opere d'arte. Ecco, questa parte la stimola, la interessa, la suggestiona, perché l'Africa diciamo, non ha vissuto, no? Questa diciamo, la parte settentrionale dell'Africa, sì, ricordiamo l'Egitto, ricordiamo un po' anche il Medio Oriente, le civiltà nascono proprio in quella parte, però l'Italia ha una particolarità. Le chiedo, quando ha visto per la prima volta la Basilica di San Pietro, ha visto la Pietà di Michelangelo, insomma, ecco, che effetto le hanno fatto? Allora, la prima volta che ho visto le grandi basiliche in Italia, per esempio la Basilica di San Pietro, le belle chiese, eccetera, eccetera, e, è vero sì, questi, siamo nel cuore della nostra fede, della fede cattolica, no? La Basilica San Pietro è giusto che sia così. Però tante volte queste chiese, no? In generale le chiese in Italia, no? E tante volte poi queste chiese, poi nessuno ci va in queste chiese, anche se sono alte, anche se sono ricche di monumenti, eccetera, eccetera. E quando vedo una chiesa grande, bella così in Italia, io penso sempre al mio paese, dove le chiese non ci sono, però tanta gente va in chiesa, magari rimanendo anche sotto gli alberi per sentire la messa, eccetera, eccetera. La gente che fa chilometri e chilometri a piedi per andare in chiesa e sedersi magari su un tronco d'albero per sentire la messa, eccetera, eccetera. Noi non abbiamo le grandi possibilità per costruire grandi chiese come qui in Italia. Però abbiamo dei capannoni, però la gente è piena di messa. Immagini che io sono stato ordinato in Italia e poi dopo la mia ordinazione ho avuto questa possibilità di andare a celebrare la mia prima messa in Africa. E la celebrazione della mia prima messa, in quel giorno, ero più emozionato e commosso del giorno della mia ordinazione. Non so se ti rendo l'idea. Sarà perché mi sono trovato in quella chiesa dove tanti anni ho fatto il chierichetto. Sarà perché mi trovo tra i miei. Però la gioia che ho vissuto quel giorno della mia prima messa in Africa non l'ho vissuto qua neanche con la prima messa che ho celebrato qua, il giorno dell'ordinazione. Quella gioia non l'ho avuto. Sì. Quindi è vero che voi avete più di 2000 anni di cristianesimo, no? Voi avete più di 2000, noi abbiamo appena 150 anni di cristianesimo e grazie a Dio questa fede ce l'abbiamo ancora e la viviamo veramente come i missionari ce l'hanno insegnato e la gente nel suo piccolo va in chiesa anche i giorni. Le persone che io vedo in chiesa qui di domenica, io vedo più gente di questi qua nei giorni feriali in Africa. Immagina la messa della domenica, la parrocchia è completamente piena e poi non si va a messa perché la messa deve finire alle 10 e poi devo andare a casa, deve finire a mezzogiorno, devo no, la gente tutta la domenica è un giorno di festa, giorno del Signore che bisogna trascorrere insieme come facevano anche le prime comunità che ci descrivono bene gli Atti degli Apostoli.
I missionari, noi abbiamo quest'idea di queste persone che anche rischiando quasi fisicamente, perché ci sono stati insomma episodi non tanto belli e non tanto positivi, ecco, come hanno percepito, come l'Africa ha percepito queste figure missionarie, no? Religiosi e sacerdoti che hanno fatto davvero tanto per il continente. Io penso che noi non ringrazieremo mai abbastanza il coraggio e la fede di quei uomini che, mettendo anche a repentaglio la loro vita, sono venuti a portarci Cristo, no? Perché se non fosse questi missionari, forse io non sarei qui oggi a parlare con te, no? Ecco, è vero che i missionari ci hanno fatto tanto bene e può darsi che hanno fatto anche tanto male, ma io non mi sono mai fermato a pensare a quello che hanno fatto di male, ma forse male non hanno neanche fatto. Però il seme che loro hanno gettato 100 anni fa, 200 anni fa, 300 anni fa, da qualche parte, adesso sta portando il seme, no? Tanto è vero che si parla adesso del ritorno, che è quello che i missionari sono venuti a fare una volta da noi in Africa, in Asia, eccetera, eccetera. Adesso siamo noi che dobbiamo venire a evangelizzare, la rievangelizzazione magari dell'Europa di cui si parla. E penso che dobbiamo soltanto ringraziare il Signore per il dono di questi missionari, soprattutto a mio paese. Ricordiamo sempre questi missionari, magari i primi fondatori delle nostre parrocchie negli anni 60, 40, eccetera, eccetera. E hanno lavorato veramente da poveri, camminavano a piedi per chilometri per andare nei villaggi per incontrare, per evangelizzare. Immaginate, a quegli anni dovevano parlare di Cristo per la prima volta a queste popolazioni, no? Con difficoltà legate alla lingua, difficoltà di clima, eccetera, eccetera. Però questi missionari, alcuni sono venuti e sono rimasti fino alla morte, hanno dato completamente la loro vita per la causa di Cristo. Io ritengo di essere nessuno, però anch'io, a imitazione di questi missionari, anch'io voglio dare la mia vita completamente per la causa di Cristo, perché è così che loro ce l'hanno insegnato. Ovunque ti trovi, la tua vita la devi dare per Cristo. Questo è importante per la missione. Padre, una domanda impegnativa sempre sull'Africa. Noi occidentali, noi italiani, abbiamo quest'idea di un continente molto ricco, molto sfruttato, ovviamente, molto sfruttato anche dagli europei. Cosa manca all'Africa per una rigenerazione che parta proprio dall'Africa? Perché ormai abbiamo capito che è difficile che ci sia, o comunque è complicato, insomma, che vi sia diciamo, un interesse diciamo, senza secondi fini. Si dice che la Cina stia comprando molti terreni in Africa, molte risorse, ecco, l'Africa potrà risorgere. Sì, l'Africa potrà risorgere, però la risurrezione dell'Africa dipenderà prima di tutto dall'Africa stessa e dei africani, ok? Perché se lei si ricorda, da che mondo è mondo, da quando lei è bambino fino a oggi, si è sempre parlato di aiuto per l'Africa, aiuto per l'Africa, aiuto per l'Africa. Però io qualche volta mi fermo, è vero che ho visto i missionari agire là, sì, ho visto delle fondazioni venendo dall'Europa aiutare, sì, però com'è possibile che questi aiuti non si concretizzano magari in qualcosa di duratura, di qualcosa che può portare aiuto veramente, qualcosa che può durare nel tempo, rendendoli anche autonomi nel tempo? E penso che è una politica che riguarda un po' tutti, magari i nostri colonizzatori,
E la Chiesa ha fatto tantissimo. Immagini che le prime scuole in Africa sono per opera dei missionari, no? E tuttora le scuole che funzionano bene sono le scuole cattoliche, eccetera, eccetera. Io penso che l'Africa potrà veramente risorgere. Dico ancora, dipende da noi stessi, dipende da noi africani, nella misura in cui tutte queste risorse che vengono dall'estero, dall'Europa, eccetera, eccetera, se tutte queste risorse vengono impiegate veramente per il bene di tutti, possiamo cominciare a risorgere. E poi le risorse che abbiamo, grazie a Dio, al mio paese, dico grazie a Dio, al mio paese, non abbiamo nessuna risorsa, proprio per questo non abbiamo mai conosciuto la guerra, nessuno sa dove siamo e va benissimo così. Ma ci sono alcune nazioni africane che dovrebbero essere i paesi più ricchi del mondo, ma ridotti completamente a miseria e povertà e sfruttati completamente. Non dico che la colpa è di chi viene a sfruttare, perché chi viene a sfruttare è aiutato comunque da qualcuno che gli dà la possibilità di venire a sfruttare. Se queste due persone si mettono insieme per il bene di quei popoli, penso che l'Africa potrà cominciare a risorgere. Ecco, padre, nel ringraziarla le faccio un'ultima domanda chiedendogli anche uno sforzo, se possibile. Ci può, donare, ci può raccontare un episodio che è accaduto in Italia, che sicuramente porterà con sé e per tutta la vita un incontro, una chiacchierata, una situazione che si è sviluppata, che magari prima di addormentarsi la sera di tanto in tanto ci ripensa e magari questa cosa le dà anche forza. Allora, ci sono vari episodi che posso chiamare anche episodi belli, episodi brutti, perché ciascuno di noi, no, porta dentro di sé delle esperienze negative, ma esperienze positive, no? E la cosa che mi è successo, che ancora oggi ci penso con un grande commozione, la prima volta che sono andato come cappellano al carcere, ok? E tanti detenuti, oggi non è più così, tanti detenuti magari ti vedono, dicono no, ma quello è un africano, che vuoi? E magari ci sono dei detenuti che sono nel bisogno, sì, però non hanno il coraggio di chiedere al cappellano, perché dicono ma perché devo chiedere io una cosa a un africano, no? E questa sapere di diventare cappellano del carcere, eccetera, eccetera, e quella cosa mi ha commosso molto. Mi ho detto: guarda un po', io devo stare, sono venuto qua, guarda dove il Signore mi sta portando. Adesso devo fare anche il cappellano al carcere. Questa è una cosa che mi ha portato tante emozioni che ho vissuto, che mi ricordo, quando me lo ricordo ancora, lo vivo ancora come quel primo giorno, perché vi dicevo all'inizio che vivere proprio il ministero sacerdote all'interno di un carcere dovrebbe essere dei desideri di ogni sacerdote, perché questa cosa sta dando tanto, tanto, tanto al mio ministero sacerdotale. Ecco, allora noi ringraziamo davvero padre Jean-Pierre, grazie per anche la presenza a Lauria, tra l'altro nella settimana di Sant'Antonio abbiamo parlato tanto di San Francesco, però forse così un piccolo spunto su Sant'Antonio lo dobbiamo dare. Ecco, Sant'Antonio, la tradizione di Sant'Antonio a Lauria è molto molto sentita, è legata anche, una tradizione legata anche al convento dei frati a Lauria. Ecco, dicevamo prima che San Francesco è diventato un grande santo, non perché chissà che cosa ha fatto, ma vivendo una vita normale è riuscito a fare le cose in modo straordinario. Sant'Antonio ugualmente, perché se guardiamo in giro nel mondo, anche in Italia, tante sono le città, comunità religiose, parrocchie che sono dedicate a Sant'Antonio. Però guardate un po', Sant'Antonio ha vissuto delle virtù e nella sua vita è stato vicino sia ai poveri, chi ascoltava la sua parola si lasciava toccare dalla sua parola e si convertiva a Cristo. E penso che il popolo di Lauria
è molto sulla via, magari imita in qualche volta, in qualche modo questo santo che è legato alla città. Però qui a Lauria io ho studiato anche al seminario regionale della Basilicata e tanti miei amici del seminario, che sono dei seminaristi diocesani, allora adesso sacerdoti, diverse vocazioni sono proprio di Lauria. Ricordo per esempio Don Luciano Labanca, con cui ho condiviso tanti anni di studi, che salutiamo perché ci segue sicuramente. E conosco tanti sacerdoti di Lauria, che quindi la terra di Lauria è una terra molto fertile magari nel campo vocazionale. Quindi se ci sono dei giovani che ci stanno guardando, che ci ascoltano, che leggeranno quello che stanno dicendo, sappiano che ancora oggi nel 2020 è ancora possibile aprire il proprio cuore a Cristo, come hanno saputo fare San Francesco e anche Sant'Antonio, e abbiamo il beato Lentini, che pure lui, nella semplicità della sua vita in questa terra, è riuscito a salire agli onori dell'altare. Ecco, davvero una domanda supplementare. Abbiamo detto del suo essere cappellano, però poi c'è l'altro aspetto ugualmente importante, che è quello di guardiano, che significa poi nella buona sostanza il punto di riferimento del convento. Nella prospettiva ci potrebbe essere un padre Janvier, guardiano del convento dei Cappuccini di Lauria? Sì, prima vi dicevo che attualmente in questo momento della mia vita io mi lascio guidare dalla volontà di Dio, e questa volontà di Dio per me passa attraverso le decisioni dei miei superiori. Perché no? Un giorno, se sarà la decisione dei miei superiori chiedendomi di andare a vivere a Lauria, perché no? Sarà un piacere, perché ti dicevo prima, tengo tanti amici e compagni di seminario che sono di Lauria, Nemoli, della zona qui, conosco bene la realtà di questa terra, quindi sarà un piacere per me venire a vivere il mio essere frate francescano e il mio essere sacerdote in questa zona.